Poi in questa seconda parte delle celebrazioni per il 25 aprile di Como, come sapete c'è stata Ruri bye bye, non ci mancherai, siete originali devo dire, complimenti. Dicevo, c'è stata una prima parte della celebrazione del 25 aprile al cimitero monumentale, dopo la messa abbiamo deposto agli ufficiali corone. Le ufficiali corone al cimitero monumentale. Lo diciamo sempre, ci sono tanti modi per ricordare il 25 aprile del 1945, perché tante furono le attese, le speranze, gli ideali di quegli anni. Per cui un modo più giusto degli altri per guardare a questa data non c'è, ma c'è il sacro, personale, patrimonio della propria memoria, costituito da tutti quei fattori ambientali, culturali, educativi che hanno portato qui ognuno di noi da strade diverse, forse lontane, ma qui insieme oggi, figli di una tradizione comunista o cattolica, socialista o azionista. I fatti invece non sono interpretabili ed è serio, civile, laico, guardare onestamente ad essi senza la pretesa di stiracchiarli per un proprio comodo. La guerra di liberazione ha messo insieme una moltitudine di donne e di uomini con l'unico intento di combattere e vincere la dittatura nazifascista, per far vincere la libertà sulla illibertà. Mai dovremo dimenticare questo straordinario sacrificio che ha avviato la stagione repubblicana e democratica. Meglio sarebbe, come sempre ho ripetuto, collegare il giorno della liberazione al giorno della Repubblica, il 25 aprile 1945 e il 2 giugno 1946 formano insieme il binomio che racchiude e descrive il percorso della costruzione democratica. Viviamo a livello continentale, ma ancora di più nella nostra Italia, un momento durissimo. Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha ribadito con forza ieri che il Paese ha assoluto bisogno di occasioni di unità, di terreni di dialogo e di responsabile collaborazione per affrontare con successo le gravi difficoltà presenti. È un richiamo impegnativo che sottolinea che questo è il tempo delle scelte dure. Non pare tuttavia che ognuno sia disposto a fare la sua parte. Così si tradisce proprio quel senso di unità che ereditiamo dalla resistenza al mostro del vecchio regime e che il Presidente instancabilmente richiama. Anche l'Unione Europea vive la sua grande fatica a governare nella solidarietà il mostro moderno della crisi. E qui la saggezza del Capo dello Stato richiama l'esigenza di una seria iniziativa a livello dell'Unione Europea perché si operino riequilibri e si adottino indirizzi essenziali per promuovere crescita e occupazione in tutta l'area dell'euro. Invece le derive anti-europee paiono crescere proprio perché l'Europa dei popoli e delle nazioni fatica a vedersi. Siamo nella società del benessere, forse ancora lo siamo, e della libertà, eppure emerge sempre, spesso inconsapevolmente, un'esigenza di liberazione, e oggi più che mai lo ricordiamo, ma non più da una schiavitù esteriore come potrebbe essere un regime oppressivo, ma neanche da una latente e minacciosa povertà materiale che ci abbruttisce. Ci occorre una liberazione dal non senso, dalla mancanza di prospettive, dall'aridità dei rapporti umani. Ma celebrazioni di questi giorni, il 25 aprile e il prossimo anche 1 maggio, potranno essere efficaci, potranno tornare a coinvolgere, potranno anche trovare nuove modalità solo se si partirà dal presente, dal reale, dal duro reale, dall'impegno della propria umanità con l'oggi, dalla sfida della libertà che i giovani cercano, talvolta anche sbagliando, ma che certo sentono quanto mai viva. Dobbiamo sconfiggere il rifiuto o l'indifferenza di tanti, tantissimi, con l'urgenza e il realismo dell'oggi. E lo può fare chi, là dove vive, studia, lavora, lotta per la dignità e la libertà sua e di tutti. Solo un impegno profondo col proprio presente può unirci idealmente al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi celebriamo, e che ci hanno consegnato non un'ideologia per imbavagliare la vita, ma uno slancio appassionato a fare delle proprie esigenze di verità e di giustizia
l'orizzonte della convivenza umana ieri e oggi. Vi ringrazio. Interviene adesso a nome dell'ANPI per il suo intervento come da tradizione il senatore Pizzinato, che è noto a tutti noi per il suo impegno sociale, civile e politico, al quale cedo molto volentieri la parola. Autorità civili, militari, care cittadine e cittadini, carissimi partigiani, come diceva e ricordava il sindaco Bruni, siamo qui per ricordare il 67° anniversario della liberazione del nostro paese. Siamo qui in un luogo che anche emblematicamente indica le caratteristiche di cosa è stata la liberazione. Non a caso vi sono i cipi, vi sono le lettere dei condannati a morte, dei partigiani di 17 paesi della nostra Europa. Luogo inaugurato da una figura storica come fu e era allora il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nel 1983. Ricordava allora il Presidente Pertini che emblematicamente si facevano vivere quei valori che hanno portato, da dove erano rilegati, condannati molti dei partigiani, che elaborarono le idee che hanno portato a costruire un'Europa unita. Siamo qui nel 67° anniversario della riconquista, della pace, della libertà e della democrazia. Questo dopo un ventennio di dittatura fascista e di 5 anni di tremenda guerra e dell'occupazione nazista. La liberazione, non dobbiamo mai dimenticarlo e dobbiamo ricordarlo alle nuove generazioni, che siamo lieti che quest'anno siano qui presenti più degli altri anni, e per questo li salutiamo, che la liberazione è la continuazione del primo risorgimento, è la ricostruzione dell'unità del paese e ha creato le condizioni per la costruzione di un'Italia unita, democratica. Questo lo si deve al sacrificio di decine di migliaia di giovani, donne, lavoratori che sacrificarono la loro vita nella lotta di liberazione nei campi di sterminio. Permettetemi di leggere la motivazione della medaglia d'oro al valor militare e della liberazione alla capitale della resistenza, che meglio delle mie parole indica la continuità storica fra primo e secondo risorgimento Repubblica. Dice testualmente questa motivazione: nelle epiche 5 giornate, 18-22 marzo 1848, insorgendo, scacciando dalle sue mura un esercito potentemente armato, dimostrò quanto valga contro la tirannide l'impeto popolare sorretto da sete inestinguibile di giustizia, di libertà e di indipendenza. Presente con i suoi martiri e i suoi eroi nelle congiure mazziniane e nelle battaglie del primo risorgimento, negli anni del 1943-45, pur mutilata ed insanguinata dalle offese belliche, oppose allo spietato nemico di ogni tempo la fierezza e lo slancio di un'implacabile
lotta partigiana nella quale fu prodiga del sangue dei suoi figli migliori e lo travolse infine nella insurrezione vittoriosa del 25 aprile del 1945. Mirabile esempio di virtù civiche e guerriere che la Repubblica onora. Ecco, noi siamo qui a onorare coloro che è tutto andato, perché se oggi viviamo liberi, vi è la democrazia pur con tutti i limiti, è perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Questo, come dicevo prima, perché vi è chi ha combattuto, ha sacrificato la vita e ha proseguito la battaglia per attuare, per far vivere quei valori. La resistenza non è stato solo 43-45. La lotta al fascismo, dobbiamo mai dimenticarlo, perché chi perde la memoria della sua storia non ha futuro. Una lotta che è incominciata negli anni 20, 15.000 dei feriti al Tribunale Speciale, 5.300 condannati al confine e così via, 10.000 gli internati. E poi come dimenticare? In particolare a voi giovani voglio ricordare la scelta coraggiosa, marzo 1943, gli operai della Fiat iniziano lo sciopero, poi in Lombardia, dalla Falck alla Pirelli, all'Alfa Romeo, si sciopera chiedendo la fine della guerra, chiedendo la scarcerazione di coloro che, degli antifascisti che sono condannati, e si chiede anche una vita dignitosa, gli alimenti. Vedete, spesso si dimentica, ma è storia. Non è un caso che qualche mese dopo il Gran Consiglio del Fascismo si riunisce e destituisce Mussolini. Se si vanno a vedere nei verbali, negli archivi storici, si trova quanto ha pesato in quella scelta. 19 contro 8 rovesciano Mussolini. Si arriva al nuovo governo Badoglio, inizia una nuova stagione, perché Mussolini è arrestato. Si ha l'armistizio con gli alleati, incomincia una nuova stagione. Permettetemi, perché quando si parla di resistenza, di liberazione, dobbiamo avere presente che è una battaglia, una lotta plurale, dal punto di vista ideale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso. Vi era una cosa che li univa: la libertà e la democrazia, nella pluralità di convinzioni. Vedete, c'è l'armistizio con gli alleati, si pensa che finalmente sia la pace, non è così. I nazisti occupano il nostro paese, vi sono le prime risposte, consentitemi di ricordarle. La prima, a Cefalonia, 10.000 soldati della divisione Acqui, il comandante consulta i militari, consulta tutti e 10.000, compiono con la loro consultazione: no, non saremo servi dei nazifascisti, noi siamo coloro che dedicano la loro vita all'Italia. La risposta dei nazisti fu il massacro di tutti e 10.000. È il primo momento con cui inizia la lotta di liberazione da parte ufficiali, sottufficiali,
soldati della divisione Acqui. Non lontano da qui, a San Martino, in provincia di Varese, al confine con la Svizzera, si ha la prima battaglia di liberazione. Alla testa vi è il comandante del distretto militare, che anche lui organizza non solo i soldati, ma anche gli operai, gli impiegati, e si ha la prima vera battaglia nei confronti dei nazisti. Chi va su quel monte, su quel sentiero, come dice Calamandrei, se vogliamo conoscere le nostre radici e la nostra Costituzione, vedrà che troverà, comandante Moro, soldati, operai delle fabbriche di Milano, donne caduti in quella prima battaglia. Vi è un terzo momento che anche questo è significativo e deve essere istruttivo per noi. Siamo nel novembre del 1943. Il comando nazista di Milano entra in Pirelli e dice a Pirelli: devi darci centinaia di lavoratori perché ci servono in Germania. Ma poi non riesco a realizzare la produzione. No, eliminiamo i tre turni, ne facciamo due di 12 ore. Ne portarono a lavorare centinaia di operai. Quelli che sono rimasti si sono trovati nel non rispetto della persona umana, ma il quarto giorno delle 12 ore, fatte le 8, lasciavano la fabbrica. I nazisti ne arrestarono oltre 150, il più alto numero di lavoratori di qualsiasi fabbrica italiana, arrestati, deportati, morti nei campi di sterminio. Ecco, vedete, questi sono i tre momenti molto diversi che danno l'avvio alla lotta di liberazione. Poi sorgono i gruppi di azione partigiana, le squadre di azione patriottica, le brigate partigiane, i comitati di difesa della donna, e incomincia la battaglia in tutto il nostro paese. Ma vi è un momento che vale la pena di ricordare. Per brevità non ho ricordato gli scioperi del marzo del 44, ma sotto quella mobilitazione le lotte, i combattimenti. Vi è un dato: il Comitato di Liberazione Nazionale si confronta con il governo e dice che ci deve essere un decreto luogotenenziale che stabilisce quali sono i principi sui quali si opererà e per i quali si combatte. Si tratta del decreto luogotenenziale numero 151 del 25 luglio 1954, il quale stabilisce due principi. È un decreto luogotenenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che dice: primo, riconquistata la pace, l'unità del paese sarà il popolo italiano, che in modo universale e segreto sceglierà la forma di Stato, e inoltre sarà il popolo italiano, nella sua universalità, con voto segreto e universale, che sceglierà la forma che deve avere le caratteristiche del nostro Stato. Una volta riconquistata l'unità e la pace, vedete, incominciano le tappe di liberazione, perché c'è qualcuno che ogni tanto distorce quali sono i valori per i quali si batteva e vi era la lotta di liberazione. Certo, giugno 44 si libera Roma,
ma il 12 agosto 1944 i partigiani, prima che arrivino gli alleati, liberano Firenze, poi via via le varie battaglie, Ravenna, le truppe naziste si arrendono al comando partigiano a Genova e poi qui in Lombardia l'insurrezione il 25-29 aprile e finalmente il 9 maggio si ha la pace in Europa. Vedete, si conquista la pace, si incomincia a costruire. Se l'Italia dopo la liberazione è diventata un'altra, unita e democratica, lo si deve al ruolo avuto della lotta di liberazione, ma nel contempo anche a quelle che erano le scelte compiute nel luglio del 1944. Per la prima volta nella storia del nostro paese le donne hanno il diritto di votare e anche tutti gli uomini, perché prima neanche tutti gli uomini, perché era collegata alla condizione economica, sociale, avere il diritto di voto. Gli italiani, andando a votare, tutti scelgono che l'Italia è una repubblica. Lo fanno il 2 giugno del 1946. Nel contempo scelgono, votando pluralmente il partito, ma scegliendo con il voto di preferenza chi li deve rappresentare, e elegge i costituenti, che devono elaborare la Costituzione, che deve stabilire quali sono le caratteristiche della nostra Italia. C'è una divisione dell'unità antifascista negli anni successivi, ma i costituenti fedeli al mandato ricevuto dall'universalità delle donne e degli uomini elaborano la Costituzione e l'approvano il 23 di dicembre del 1947 ed entrerà in vigore il 1 gennaio del 1948. Entra in vigore, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1. L'articolo 3 dice che gli italiani sono tutti uguali, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dalla condizione sociale. Siamo uguali e dice il secondo comma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale, culturale, che non assicurano a tutti pari diritti, pari dignità. È su quella base che è incominciata quella lotta che ha cambiato questo nostro paese, che l'ha reso più unito, che l'ha reso più coeso. Non c'è il tempo per fare la storia. Mi fate fare qualche esempio. Fino agli anni 50, se diventavo mamma, mi potevano licenziare. Fino agli anni 60, se mi sposavo e andavamo a consegnare il certificato di matrimonio alla direzione, se ero una donna mi potevano licenziare. Se non vi era una battaglia, se ero un operaio siderurgico, facevo fatica ma avevo una settimana di ferie, se ero un impiegato avevo un mese, se ero un impiegato avevo garantito lo stipendio quando mi ammalavo, se ero un operaio che facevo più fatica non avevo nessun diritto. E così via, abbiamo rimosso tutti quegli ostacoli grazie al fatto che l'Italia è una repubblica democratica, che la sovranità appartiene al popolo. Si è progressivamente andati avanti. Oggi, permettetemi,
abbiamo bisogno di far vivere le radici della nostra resistenza e quegli insegnamenti. In questo senso tutti i morti vanno rispettati, ma la storia non va dimenticata. La memoria va fatta vivere. Ieri il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, diceva: il valore del 25 aprile è la ricorrenza fondamentale, leggo testualmente, per la storia d'Italia unita, di quelle che più ne hanno segnato il cammino sulla via dell'indipendenza, della libertà, della coesione sociale. Ecco, questi valori, questi principi, abbiamo bisogno di farli vivere in una nuova stagione. Permettetemi, io ho vissuto la resistenza in una delle più grandi repubbliche partigiane del nostro paese, quelle del Cansiglio, ma ero un ragazzo. Non ho combattuto, l'ho vissuta. Ho avuto familiari, ho avuto il cugino di mio padre che il 25 aprile è stato ucciso dai repubblichini. Però non posso dire, ho vissuto quei valori anche se non sono stato protagonista. C'è un insegnamento, e che è che ognuno di noi deve operare per far vivere quei valori implementati nella Costituzione in modo da assicurare a tutti noi parità di condizioni e di diritti. Vedete, vorrei concludere sulla base di quanto ci ricordava il Presidente della Repubblica. Mai era successo, dopo il 25 aprile del 1945, che i figli e i nipoti avessero meno diritti o peggiori condizioni dei loro padri, dei loro nonni. Oggi purtroppo non è così. Un ragazzo su tre non ha lavoro. In Lombardia il 68% dei giovani che lavorano sotto i 35 anni non hanno un lavoro stabile. Se vi permettete, io sono nato in Friuli, sono il maggiore di 7. Siamo migrati a Milano, ma tutti prima dei 60 anni, abbiamo superato i 40 anni, avevamo il diritto della pensione. Sarà così per i nostri figli, per i nostri nipoti? Quali sono le responsabilità che abbiamo noi? Far vivere i valori della resistenza oggi vuol dire porsi il problema, a fronte della grave crisi che ha determinato quella situazione. Oggi tutti i giornali dicono che il costo della vita è aumentato in misura che ci ha portato al 1983 dal punto di vista delle nostre condizioni. Allora abbiamo bisogno di una nuova stagione di valori della resistenza nella democrazia, nel rispetto della diversità di opinione, ma che fa vivere e traduce in pratica quella norma dell'articolo 3 della Costituzione e rimuove gli ostacoli che non garantisce parità di diritti, parità di condizione, indipendentemente dall'età, dalla razza, dalla religione. Dobbiamo fare questo, ma dobbiamo farlo facendo vivere la democrazia, non con violenza. Voglio sottolineare con forza, perché come diceva Bulow, il comandante Bulow, i partigiani combattevano per la nostra libertà, per chi era indifferente e anche per chi era contrario. Ma lo facevano
nel rispetto di quei valori e nel rispetto dei diversi. Quindi, care cittadine, cari cittadini, carissimi giovani e ragazze, a voi che avete davanti i decenni futuri, facciamo vivere quei valori. Ora e sempre resistenza. Vogliamo farla vivere in Italia e in Europa. Vi annuncio che nella prima settimana di maggio si svolgerà il venerdì a Milano, prima settimana di ottobre faremo un'iniziativa europea, il venerdì nel Palazzo della Regione Lombarda, il sabato saremo qui per far vivere la resistenza e non solo una nuova stagione di valore in Italia, ma anche di un'Europa unita, coesa, che faccia superare la crisi e faccia vivere con serenità e con migliori condizioni tutti gli italiani e tutti gli europei. Grazie per la vostra presenza e per il vostro impegno.